Pyramid Azure activated. Non sapevo dove andare. Ero esausto. Mi sentivo come se stessi morendo per la fame o per il freddo. Speravo di potermi riposare un paio di giorni a casa di Tiffany per riprendermi e capire il da farsi. Ero stato nel suo appartamento solo una volta prima. Ricordavo vagamente come arrivarci, ma ero sicuro che quella fosse la strada. Ciao Warriors, un buon pomeriggio da parte di Angel e bentornati nella piramide. Siamo tornati con Fahrenheit. Abbiamo bisogno di un posto dove nasconderci e casa di Tiffany è l'ultimo posto in cui vogliamo andare per cercare di... evitare di farci vedere dalla polizia. Intanto che abbiamo qui? Un altro senza tetto. Mi sembra che siano ovunque e che mi osservino. Forse sto diventando paranoico. Una cosa però. Allora, prendiamo di qua. La polizia è di guardia all'appartamento di Tiffany. Ma certo, hanno pensato che potessi venire qui a nascondermi. Devo trovare un altro modo per entrare. Lo troveremo. Di qua. Vai Lucas, l'abbiamo già fatto una volta. Perfetto. Là c'è un corvo. La polizia. Deve esserci un modo per aggirarla. Andiamo. E vai. Ce l'abbiamo fatta. Il tutto senza disturbare il corvo. Vai Lucas. Ah, raga, ci tengo a dire una cosa. Da questo momento entriamo in una situazione in cui l'atmosfera inizierà a farsi davvero calda su Fahrenheit, con la neve di New York che diventa sempre più... che diventa sempre più fredda e al tempo stesso sempre più minacciosa, fino ad arrivare al culmine quando poi arriveremo alla fine. Perfetto, vai, muoviti. Dobbiamo essere veloci. Dobbiamo essere veloci perché se scade il tempo finiamo di sotto. Vai Lucas, muoviti. E vai. Scendi. Vai così, Lucas, vai così. Bene, ce l'abbiamo fatta. E ora l'ultimo ostacolo che ci separa da casa di Tiffany.
Quella è una finestra dell'appartamento di Tiffany. Se solo riuscissi ad aprirla. Ce la faremo. Credo si sia un po' spostata. Si è aperta di qualche centimetro. Vai, 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 vai. Ah, c'ero quasi. E vai. Ce l'abbiamo fatta. Ok, richiudiamo. Non ero fiero di intrufolarmi nell'appartamento di Tiffany come un comune criminale, ma non avevo scelta. Ero a digiuno da quasi un giorno e iniziavo a sentirmi tremendamente stanco. Ok, cerchiamo di recuperare un po' di umore. Ok, alziamoci. Così può bastare. Tyler. Ok. Verrà Tyler. Quindi quel letto lo dobbiamo evitare. Va bene. Intanto però cerchiamo di trovare qualcosa da mangiare. Un nuovo messaggio. Oggi, ore 10:41. Salve, signorina Harper. Detective Carla Valenti, Dipartimento di Polizia di New York. Vorrei farle qualche domanda. Proverò a chiamarla più tardi. Carla che viene a cercare e Tiffany, aiuto. Non c'è niente da mangiare. Beh, qualcosa dovrà pure esserci. Non c'è niente da mangiare. Però c'è la carta bonus. Prendiamocela. Bene, ora iniziamo a sentirci un po' meglio. Comunque da notare che Lucas comincia ad avere i capelli un po' bianchi. Mangiamoci qualche sandwich. Ok, chiudiamo. E per un'opinione competente sull'argomento, abbiamo qui con noi quest'oggi uno dei più rinomati esperti di civiltà maya, il professor Dimitri Kuryakin, dell'Università Mesoamericana di New York. Grazie per essere venuto, professore. Ha scritto un affascinante libro sui rituali maya e volevo chiederle se... Un esperto di civiltà maya potrebbe conoscere il significato di Kuekmitlan. È possibile. Questo professor Kuryakin. Meglio. Mi hai spaventato. Che cosa ci fai qui? La polizia mi sta cercando. Mi serviva un posto in cui nascondermi per qualche ora. Lucas, che cosa ti è successo?
Ho letto sui giornali che hai ucciso molte persone. È vero? Tutta la faccenda è molto complicata. Posso solamente dirti che non sono un assassino. Ti amo, Lucas. Non voglio perderti. Lucas, è la polizia! Cosa facciamo? Senti, sono sicuro che vogliono farti solo qualche domanda. Tu mantieni la calma, Tiffany, e rispondi. Io mi nasconderò nell'appartamento, vedrai, andrà tutto bene. Nascondiamoci là dentro. Signorina Harper? Signorina, è in casa? Sì, un attimo! Sto arrivando! Lucas, non posso farli aspettare ancora, devo aprire la porta. Falli entrare. Voglio entrare. Signorina Harper? Sì? Sono il detective Tyler Miles, polizia. Sto lavorando al caso di Lucas Kane. Mi risulta che voi due avevate una storia, vero? Beh, avevamo, sì. Ma ora è finita. Ci siamo lasciati circa un mese fa. Ha avuto notizie di Kane di recente? Ha cercato di contattarla? L'altro ieri sono andata nel suo appartamento per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato poco e poi non ci siamo più sentiti. Posso dare un'occhiata all'appartamento? Beh, è solo che... Ci vorrà solo un minuto. Prego. Vedo che sta rimodernando. Sì, l'appartamento era un po' malandato, così ho deciso di imbiancarlo. Ci sto impiegando molto, con il mio lavoro ho poco tempo per... Lei che lavoro fa? L'infermiera. Lavoro all'ospedale St. John. Ottimo. Grande Tiffany. Tieni, l'ho distratto. Grazie della collaborazione, signorina. Nel caso Kane la contattasse, mi chiami subito. Ecco, ecco il mio biglietto. Stia attenta, signorina. Kane è un uomo molto pericoloso. No. Bene, e ora pensiamo a Carla. Salve. Mi chiamo Barney. Detective Carla Valenti. È qui per vedere Janos, vero? Lo trova in fondo al secondo corridoio a destra. Quando ha finito? Un altro blackout. È la sesta volta oggi. Non mi sorprende con questo freddo. Meno male che l'ospedale ha un generatore di emergenza. Come le dicevo, la cella di Janos è in fondo al secondo corridoio a destra. Uno dei miei colleghi la sta aspettando per aprire la cella. Terrò gli occhi aperti. Non si preoccupi, andrà tutto bene. Grazie, Barney. Non sapevo cosa mi sarei aspettata di trovare venendo qui. Kane era l'assassino, su questo non vi erano dubbi. E comunque dovevo sapere cos'era accaduto nello strano caso dell'omicidio Kirsten. Questo livello, raga, è un chiaro omaggio al Silenzio degli Innocenti. Ora, dobbiamo andare a interrogare
l'uomo che è stato arrestato per l'omicidio di Kirsten. E insomma, me la dovrò giocare piuttosto bene, soprattutto per quanto riguarda i dialoghi. Soprattutto per il fatto che qua il timer sarà molto veloce, quindi dovrò scegliere attentamente cosa dirà, perché ho poco tempo. Salve, detective. L'aspetterò qui. Perfetto, grazie. Janos? Bei disegni. È come avere davanti Hannibal Lecter e Charles Manson messi insieme. Anche se a dirla tutta, vabbè. Salve, Detective Carla Valenti, Dipartimento di Polizia di New York. Mi trovo qui per rivolgerle alcune domande, se lei non ha nulla in contrario. Vedo che le piace disegnare. Bello questo. Che cos'è esattamente? Perché si è presa il disturbo di venirmi a trovare, Detective Valenti? Sono pazzo, sa? Dirò cose senza senso. Non è così? Forse per me un senso ce l'ha. Per favore, Anton, mi dica tutto quello che sa. Un uomo e una donna in una lavanderia. Lei è un po' sovrappeso, a tratti ispanici. Lui ha un coltello in un occhio. Come fa a saperlo? Ero lì. Posso vedere attraverso i suoi occhi. Sono presente a ogni omicidio. Cosa è successo nella lavanderia? Un sacrificio umano. L'assassino e la sua vittima. Chi è l'assassino? Nessuno lo sa. Nessuno assiste. L'assassino non lascia nessuna traccia. Ma io so. So che esiste. È in mezzo a noi, invisibile. È dappertutto. Perché si verificano questi omicidi? Perché queste persone devono morire? Il mondo non è come crede. Il clan degli Okra controlla ogni cosa in gran segreto. Ci osservano, ci ascoltano, sempre! Registrano i nostri discorsi, sanno cosa facciamo ogni attimo della giornata, sono ovunque! Cosa ha a che fare con gli omicidi? Vogliono il potere assoluto. Vogliono superare il limite della vita. Vogliono essere eterni. Beh, ora devo andare, Anton. Grazie per l'aiuto. È già troppo tardi. Moriremo tutti di freddo. Sarà l'alba di una nuova razza. La fine dell'umanità. La fine dell'umanità. Ok. Andiamocene. Ah, vuole conoscere il significato dei miei disegni. La risposta a tutte le domande. L'inizio della fine. L'alfa e l'omega. Tutto finisce lì. Almeno ora quei disegni hanno un significato. Andiamo. Va tutto bene? L'accompagno al... Nah, sembra una cosa seria. Sembra che il nostro generatore di emergenza non sia scattato. Nulla di grave. A volte serve qualche minuto. Intanto aspetteremo qui. Ahi? Cos'è stato? No, diavolo! Le porte delle celle! Tutte le celle si sono aperte. Il blackout deve avere disinserito il sistema di chiusura automatica. Cosa? Significa che i pazienti sono liberi di lasciare le celle senza che... Calma! Non si muova! Non faccia alcun rumore! Non dobbiamo farci scoprire! Stia calma e...
aspettiamo che torni la corrente. Tranquilla, rimanga vicino. Assistente, l'hanno trovato. Devo andarmene, farò la stessa fine. Devo respirare. Calma, Carla, calma, va tutto bene. E prenderanno anche me. Oddio, presto, fammi uscire da qui. Oh no, sento che ne arriva uno. Si avvicina. Ferma, Carla, rimani immobile, trattieni il respiro. Se n'è andato. Posso muovermi? L'uscita da questa porta. Voglio muoversi. Barney! Barney! Sopra! Oh, grazie al cielo, è riuscita ad uscire. Non so cosa diavolo sia successo. Il sistema di chiusura automatico ha aperto tutte le porte delle celle. È ferita? Sicura di stare bene? Sì, Barney! Sto magnificamente! Adoro giocare nascondino al buio con un branco di assassini psicopatici! Carla, come la capisco? Ora siamo al museo? Quest'uomo che avevo a malapena visto in TV era la mia ultima speranza. Non sapevo che legame ci fosse tra i Maya e ciò che mi era accaduto, ma a quel punto ero pronto ad accettare ogni spiegazione in grado di dare un senso all'incubo in cui si era trasformata la mia vita. Buongiorno, sono un giornalista e ho un appuntamento con il professor Kuriakin. Il professore l'aspetta. Grazie. Però mentre andiamo dal professore, volendo ci possiamo guardare un po' intorno. Altare circolare, probabilmente usato per i sacrifici. Periodo del primo post-classico. Testa di statua rappresentante Itzamma, scoperta nel Chiapas. Professor Kuriakin? Sì? Mi chiamo John Cunningham. Abbiamo parlato al telefono. Sono un giornalista e sto raccogliendo materiale per un articolo che sto scrivendo sulla religione dei Maya. Ah, sì. La stavo aspettando, giovanotto. Per quale giornale ha detto che scrive? Diciamogli che siamo un freelance. In realtà sono un freelance. Scrivo articoli e poi li vendo a chiunque sia interessato a pubblicarli. Lo sa, è una cosa strana. Non so perché, ma la sua faccia mi è familiare. Ci siamo già incontrati altrove? Oh, sì, mi capita spesso. Credo di avere la tipica faccia che tutti dicono di avere già visto dovunque. Sì, va bene. Allora possiamo anche incominciare. Da dove vogliamo partire? Potrebbe parlarmi di Quetzalcoatl? Ma certo. Mi segua, glielo farò conoscere. Interessante. Di fronte a lei ha l'antico dio Maya, Quetzalcoatl, il serpente con due teste. Una testa è rivolta a questa realtà, invece la seconda all'altro mondo. Aprendo entrambe le fauci, gli oracoli Maya riuscivano a vedere l'altro mondo attraverso il serpente. In quale modo si può indurre il serpente ad aprire le sue due fauci? Ricorrendo a un sacrificio umano, naturalmente. In questo modo l'anima liberata apre il passaggio. Così l'oracolo può usare questo canale per riuscire a vedere nell'altro mondo. Cosa sa a proposito di questi oracoli? Oh, davvero pochissimo. Sono molto, molto misteriosi. Servivano, come dire, da tramite mistico
permettendo in questo modo all'uomo di collegarsi alle forze soprannaturali. Se dobbiamo dar credito agli antichi testi, gli oracoli possedevano strani poteri. Quale tipo di poteri possiedono gli oracoli? In alcuni passaggi si fa riferimento a una forza vitale soprannaturale che permette all'oracolo di vivere per centinaia e centinaia d'anni. Come si svolge la cerimonia sacrificale? Venga, glielo mostrerò. Ok. Questa professora mi è sempre piaciuta. Questo affresco. Un serpente a due teste. La stessa forma che ho inciso sui miei avambracci la notte dell'omicidio. Questo dipinto, risalente al primo secolo avanti Cristo, raffigura una cerimonia sacrificale. L'agonia della vittima deve essere durata molto tempo, soprattutto per riuscire a mantenere le fauci aperte il più a lungo possibile. La vittima è stata pugnalata 3 volte e ogni colpo ha reciso un'arteria polmonare collegata al cuore. Mi dica, come si svolge la cerimonia sacrificale? Oh no, l'oracolo non deve mai macchiarsi con il sangue altrui. Questo è il motivo per cui sceglie una sorta di delegato, ossia una persona dalla folla, in modo del tutto casuale. Questa persona diventa l'esecutore materiale. L'oracolo ne assume il totale controllo, riuscendo a manipolarla da lontano. Ok, ci ha detto quello che volevamo sapere. Un sacrificio Maya. Ecco cos'è stato. Ascolti, giovanotto, lei non è un giornalista. Chi è davvero? Verità. Mi chiamo Lucas Kane. La polizia mi sta cercando per un omicidio che non ho commesso, ma io ero l'esecutore. È un assassino? Sono innocente. Ho pugnalato 3 volte qualcuno che non ho mai visto prima, recidendogli le arterie, proprio come lei ha descritto. Sta forse dicendo che esiste un oracolo Maya tuttora vivente? Ma questo è assolutamente impossibile. Mostra gli avambracci. Ha mai visto questo simbolo prima? Oh, questo è il simbolo di Quicknitlan. Gli esecutori si feriscono entrambi gli avambracci prima di dare compimento al sacrificio. Allora, è vero. Mio Dio, il codice aveva ragione. Quale codice? Di che parla, professore? Non può rimanere qui. La sua foto è sul giornale che in questo momento sta leggendo la guardia. Sicuramente la riconoscerà. Forza, andiamocene di qui. Venga, le racconterò tutto. Beh, c'è qualcosa. Pietra pomice di Palenk. Periodo post-classico. Meglio andare. Grazie dell'aiuto, professore. Dai, prepariamoci. Intanto il professore, poverino, ha preso un collasso. E vai! Fatto.
L'abbiamo scampata. Professore. Professore. Il codice parla dell'arrivo di una bambina. Una profetessa. La risposta a tutte le domande di tutta una vita. L'oracolo uccide per trovare la bambina. Meglio andarsene. Va bene, Warriors, direi che la possiamo chiudere qui per oggi. Anzi, è stato un episodio davvero favoloso. E anzi, vi dirò di più. Siamo tanto così dalla fine. Tanto così. Che dire? Spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio in descrizione i link del mio canale YouTube ufficiale, il canale Twitch, il profilo Instagram, il profilo Wattpad e il mio profilo Spotify. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like per supportare questa serie. Ai due lati, alla fine del video, ve ne lascio altri due. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi per supportare il canale. Vi mando un abbraccio enorme e con Fahrenheit, come sempre, ci rivediamo mercoledì. Piramide Azir, Disable.